Ma ciao ragazzi, ben ritornati! Oggi abbiamo l'analisi qui sul mio canale del nuovo brawler Bea. Faremo dei calcoli, ovviamente dei calcoli molto easy, in modo che il video sia il più piacevole possibile e il più chiaro possibile. Usiamo questo nuovo brawler. Vediamo il gameplay in anteprima e vediamo che cosa ha di particolare nei numeri. Ma ragazzi, ve lo ricordo sempre, nel negozio potete inserire il mio codice Dragon nello shop di Brawl Stars per supportarmi al massimo. Se questo video vi sarà piaciuto, prendete in considerazione l'idea di mettere il mio codice Dragon nel negozio. Attenzione perché scade ogni 7 giorni. E non dimenticatevi di taggarmi come sempre su Instagram, che vi ritaggo. E non scordatevi del mio secondo canale in descrizione, in cui caricherò tanti gameplay con i nuovi brawler e non solo. 3360 è la salute, 1120 è il danno del suo pungiglione e danni per drone 140. Prima di guardare bene le statistiche principali, vi faccio vedere già subito un primo gameplay, partendo da qualche prima statistica con l'Apple Pencil. Allora, come notate, il colpo è di 1120 e subito il secondo colpo, visto che il primo è andato a segno, è ben di 3080. E continuerà ad essere così, visto che abbiamo anche la prima abilità stellare attiva, che adesso vedremo insieme. Vi faccio vedere un attimino quella che è la portata con il colpo di Bea. Guardate, assomiglia molto a quella di Piper. Anzi, penso sia proprio molto, molto simile a quella di Piper. Ma la differenza è che toglie molto di più il secondo attacco una volta che il primo va a segno rispetto ai 2000 circa dei danni di Piper. Adesso vi faccio vedere, guardate fin dove arriva. Mentre la ulti spara questi droni api, uno sciame di api droni che si muovono a mezzo cerchio. Guardate. Bam, sono esattamente 7. Adesso lo vedremo insieme. 3360 è la vita identica a quella di Piper, signori. Stessa vita di Piper. Il danno del primo pungiglione è di 1120, ovviamente inferiore a quello di Piper. Piper alla massima distanza fa un danno di 2128 a distanza massima. E avete notato che il secondo danno, se il primo va a segno, è di 3080. 3080 meno 1120, che è il colpo base, signori, si porta a casa un danno aggiuntivo di 1960 al secondo colpo. Ragazzi, 3080 rispetto ai 2128 di Piper a distanza massima. Quanto ci mette Bea a ricaricare questa singola munizione? Guardiamo subito, ci mette circa un secondo. Ci mette circa un secondo. Quindi ogni secondo abbiamo un attacco per Bea. Guardate, 2, 3, 4, 5. Molto interessante questa cosa. La velocità nell'attaccare è sicuramente un punto a favore di questo nuovo brawler femmina. Ok? Vediamo la super. Guardate, intanto questa è la portata massima. Se lanciamo, vedete che si forma un cerchio. Vediamo quanto tolgono queste api droni. Se lo lanciamo verso il nemico, lo facciamo subito, la sblocco immediatamente. Così, alla portata massima, guardate, lo prendo con un drone. L'ho preso solamente con un drone, ovvero 140. Che cosa vuol dire solo con un drone? Significa che se io mi avvicino, ovviamente, se sono il più possibile vicino al brawler, è chiaro che i danni aumentano. Guardate come moltiplichiamo 140, che è il danno di un singolo drone, per 7, perché sono 7 le api che escono da questa super, facciamo 980. Esattamente 140 per 7 api drone. Quindi più siamo vicini al brawler e più, ragazzi, la cosa è OP. Quindi un totale di 140 per 7 uguale 980 a distanza. 140 per 7 uguale 980, che è il danno a distanza molto molto ravvicinata tra Bea e il brawler nemico. Non male. Quindi facciamo un calcolo molto interessante. Facciamo finta che abbiamo davanti un brawler circa al 90% di vita. Gli togliamo il primo attacco 1120. Lo colpiamo subito un secondo dopo con il danno aggiuntivo fino a 3080. Poi gli lanciamo una bella super a distanza ravvicinata. E attenzione, perché passare da questo colpo a questo sono passati esattamente 3 secondi. Questo perché primo attacco fatto, poi aspettiamo un secondo per la ricarica e poi boom, 3080. Questo vuol dire che abbiamo subito al quarto secondo, signori, la super con 980. Questo significa un danno totale in 4 secondi
Ovviamente poi dipende dalla meccanica del gameplay dal momento. Abbiamo un danno totale, signori, di 5.180. Wow! Ovviamente, che cosa significa questo? Che dobbiamo essere molto fortunati. Colpire il brawler con il primo colpo. Passa un secondo. Il terzo secondo lo colpiamo con i 3.080 di danno. Più una super istantanea al quarto secondo di 980, quindi con il totale di 7 droni api, 5.180. Ragazzi, se riuscite a farlo, arrivate a fare 5.180 di danno. Avete circa 4-5 secondi, diciamo, per riuscire a fare il tutto, con una media di un secondo, magari tra il vostro mettere il dito bene sul dispositivo per colpire. Spettacolo. Abilità stellare, seconda chance, il mega pungiglione riceve un unico potenziamento istantaneo se l'attacco potenziato precedente non è andato a segno. Adesso invece abilitiamo la seconda abilità stellare guardando anche la super. Bea sfugge a morte certa rimanendo con un solo punto salute e acquisendo uno scudo temporaneo. L'abilità torna disponibile nuovamente solo dopo che Bea viene sconfitta. Vi faccio vedere la super e questa seconda abilità stellare che è molto interessante. Guardate qua come funziona la super. Guardiamo un attimino la traiettoria e vediamo come può effettivamente esserci comodo, come può esserci comoda questa meccanica nel gioco. Questa, ragazzi, è la super. Ovviamente non c'è più la possibilità di attraversare i muri, come detto nel Brawl Talk. L'hanno quindi modificata sta cosa. Facciamo di nuovo un test e vediamo la traiettoria. Ragazzi, è semplicemente un arco. Eccolo qua. Quindi tecnicamente non c'è neanche da esserci precisi. Noi la lanciamo, abbiamo comunque un arco abbastanza largo. Quindi qualcuno prima o poi prenderete. Quindi andate tranquilli. I droni sono 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Più il brawler è vicino e più ragazzi si becca più droni e quindi le mazzate quelle vere. Ovviamente dico che non c'è da essere precisi se siamo lontani e vogliamo togliere qualche HP extra in più per aiutare il nostro team. Vediamo questa nuova abilità stellare, la seconda abilità stellare. Cosa succede? In poche parole, siamo, diciamo, immortali per un attimo. Vi faccio vedere, mi faccio colpire dal robottino, ok? Notate che togliendo tutti questi HP dovrei in realtà andare giù, ok? Bam! Rimango con un HP. Si è formato uno scudo che mi lascia ad un HP. Questo vuol dire che abbiamo tempo magari per riuscire a nasconderci e scappare con questo singolo punto a salute. Ovviamente se adesso ritorno mi fa fuori, non ho più lo scudo, non è una cosa continua. Si riattiva solamente quando mi hanno già fatto fuori. Vi faccio rivedere, ecco infatti l'esempio. Vi spiego meglio, vi faccio rivedere. Guardate, siamo a 2000, ok, scende 500, 500 di nuovo, 500, bam, sono 360. Adesso se mi dà il colpo dovrei andare giù. Aspettate. Ok, dovrei andare giù. Guardate. Bam. Invece no. Invece no. Il gioco mi regala un HP. Ma se mi beccava ancora un'altra volta, ovviamente andavo giù. Vi faccio vedere lasciando lì anche quello scudo con un HP. Guardate cosa succede. Ok, si attiva l'abilità. Bam. Continua a farmi fuori. Questo vuol dire che bisogna essere fortunati. Dobbiamo essere fortunati. Il gioco ci regala un HP. Una vita per qualche secondo molto molto breve per poter magari scappare via. O magari riuscire ad essere fortunati prima che ci faccia l'ultimo colpo decisivo che ci toglie anche il singolo punto salute e magari far fuori il brawler nemico che ci stava dando fastidio. Ok? Questa ragazzi è la seconda abilità. Ricordatevi che il punto principale di questo brawler secondo me è la ricarica in un secondo della munizione. Questo ragazzi fa veramente tantissimo. Abbiamo una Piper con la stessa meccanica da sniper, di cecchino insomma, con dei danni potenziati e con una super molto facile da utilizzare rispetto alle granate di Piper, diciamo. Più debole, ma molto forte a distanza ravvicinata. Che sommata con i colpi base e con le abilità stellari, non è davvero niente male. Ragazzi, davvero top brawler. Detto questo, ragazzi, facciamo come al solito una partita velocissima di prova in Gem Grab. Wow. Proviamo a usare tra l'altro la seconda abilità stellare. Per chi è bravo a sniperare su Brawl Stars con Piper, qui si troverà molto molto bene, ragazzi. Allora, tra poco useremo l'abilità stellare.
Guardate, avete visto che quasi reggevo con l'ultimo colpo che il gioco mi ha regalato? Con un solo HP, quindi il colpo dopo ovviamente mi ha attaccato. Se Spike non avesse avuto tempo di poter fare, o meglio la munizione, di poter sferrarmi un altro colpo, potevo reggere e addirittura farlo fuori. Quindi è molto particolare, ma molto molto interessante questa cosa. E lanciamoci. Guardate, sono riuscito a reggere benissimo un colpo. Anche del treno. Raga, OP. Ho riavviato il gioco perché mi è crashato, quindi sto facendo un'altra partita. Avete visto benissimo prima l'esempio con il colpo dei problemi nemici, ma anche il trenino. Direi molto figo. Cosa ne pensate? Scrivete qua un commento. Mi raccomando ragazzi, qua sotto c'è anche il mio secondo canale, dove caricherò gameplay una volta che l'update sarà uscito, di Brawl Stars. Tanti gameplay con i nuovi brawler. Non vedo l'ora. Boom, attenzione, c'era il primo che quasi andava down. Guardate, lancio questo. No, ovviamente non ci arriva. Sì, invece ci arriva. Ci arriva ragazzi, ci arriva il drone ape che lo prende, vedete? L'ho lanciato quasi così, random, e lo ha colpito. Easy, quindi super di Bea. Possiamo dire che è davvero easy. Attenzione intanto, rip. Vediamo di vincerla subito, vai. Anche se sono i bot, attenzione. Questa volta 980, distanza ravvicinata, più 3080. Raga, spettacolare. Spettacolare, abbiamo fatto 4000 circa di danno. In... Due secondi, super, un secondo per farla. E il colpo secondario, visto che la prima è andata a buon fine. Due secondi ragazzi, 4000 di danno. Qualcosa mi dice che questo brawler sarà un po' troppo forte. Più che altro perché il danno di 3080 penso sia leggermente tantino. Ma voglio anche la vostra, mi raccomando, voglio anche la vostra. Bello creare questo muro di droni api che va a prendere tutti i brawler nemici. Questa cosa è molto bella. Questa cosa è particolare ovviamente e anche abbastanza forte. Attenzione intanto. Bam. Facciamolo così e allontaniamo i nemici, che si sono presi comunque 140, se non il doppio. Magari con due droni la probabilità di prendere un brawler nemico con due droni è altina, quindi ci sta. Di prenderlo invece con tutti e sette i droni non è altissima, perché bisogna per forza tankare il nemico a distanza ravvicinata. Ragazzuoli, questo è il video di oggi. Spero vi sia piaciuto, spero anche di meritarmi il vostro supporto con il codice Dragon nel negozio di Brawl Stars. Secondo canale qua sotto, ci vediamo anche di là per i prossimi gameplay. Raga,